Cari amici appassionati di storiografia militare, buonasera e benvenuti di nuovo a bordo nel canale del Serenissimo Venezia 90. Oggi, data del 24 maggio del 2021. Sapete insomma meglio di me che su Facebook stanno girando una miriade di post che parlano appunto del 24 maggio 1915, data che va a stabilire l'entrata in guerra del Regno d'Italia contro l'Impero d'Austria-Ungheria. Gran parte il perché di questo video. Il video è dedicato, diciamo, alla canzone patriottica, la canzone del Piave o la leggenda del Piave. Famosa e leggendario brano scritto da Ermete Giovanni Gaeta, che aveva l'abitudine di firmarsi con lo pseudonimo di Mario. Mi pare fosse un repubblicano, tra l'altro, adesso non ricordo, e un po' vado a spiegare il discorso come questa canzone ha niente a che vedere con il 24 maggio del 1915. Perché? Perché innanzitutto il brano venne composto e scritto appunto da Ermete Giovanni Gaeta all'indomani della vittoria contro l'Imperial Regio Esercito Austro-Ungarico durante la seconda battaglia del Piave, o più famosamente nota come Battaglia del Sostizio. E quindi la canzone la scrisse un mese dopo l'arresto delle truppe austriache sulla linea del Piave, che nel giugno del 1918 correva dall'Ortles, passando per il Perno, che era Monte Grappa, Altipiani, tutto il corso del Piave, fino a praticamente alla foce nelle attuali zone balneari di Eraclea, Jesolo e Cortellazzo. Allora, la canzone, il famoso, la prima strofa, il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei fanti il 24 maggio. Innanzitutto c'è da precisare una cosa: il Piave, al 24 maggio 1915, non era nemmeno considerata zona di retrovia, non era proprio una zona di guerra, quindi anche lì con la canzone ci va, non ha niente a che vedere. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera per fare del nemico una barriera. Parliamone, perché fu il Regno d'Italia di Re Vittorio Emanuele III, Trufolo, a dichiarare guerra all'impero austro-ungarico, che allora era governato dall'imperatore Francesco Giuseppe. E insomma, siamo stati noi a dichiarare guerra all'Austria-Ungheria. E insomma, quando appunto tutto l'esercito italiano era attestato lungo la fronte Giulia per poter, diciamo, concluderla brevemente la guerra con la famosa passeggiata su Lubiana e Vienna, secondo quel cocciuto di Cadorna che pretendeva di vincere la guerra in 3 mesi, quando che invece sappiamo benissimo che la guerra andò avanti per 4 anni fino a novembre del 1918. Quindi insomma era come se praticamente dalla canzone fosse l'Austria-Ungheria ad aver invaso l'Italia. In realtà il brano va ad agganciarsi appunto alla situazione politico-militare del 1918, che appunto a seguito della battaglia del Sostizio e la conseguente vittoria del Regio Esercito Italiano sulle truppe austro-ungariche, che riuscirono a far ripiegare oltre il Montello, dalla parte ovviamente della riva sinistra del Piave, e praticamente insomma Ermete Giovanni Gaeta si va ad affidare appunto alla situazione politica di quel periodo. La canzone con il 24 maggio 1915 ha poco a che fare. Ah, e tra l'altro volevo anche dire un'altra cosa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a seguito dell'8 settembre 1943, l'armistizio di Cassibile, la leggenda del Piave venne messa come inno nazionale proprio al posto della Marcia Reale. In conseguenza della fuga di Re Vittorio Emanuele III con il maresciallo Badoglio al sud, andandosene via da Roma, si decise appunto di mettere la canzone del Piave come inno nazionale. Poi, a seguito del ritorno di Re Vittorio Emanuele, ritorno della Casa Reale nella capitale, si decise di rimettere la Marcia Reale dei Savoia. E appunto, perché questa scelta di mettere
la leggenda del Piave come inno nazionale perché si ritenne la monarchia italiana responsabile dell'instaurarsi della dittatura fascista. E hanno del tutto torto che, come ben sapete, Vittorio Emanuele III ne fu praticamente complice dell'instaurarsi del fascismo. Volevo leggervi un po' un passaggio invece dal libro scritto da Fritz Weber, Le tappe della disfatta. Volevo leggervi l'entrata in guerra del Regno d'Italia, l'inizio delle operazioni viste da parte nemica, da parte austro-ungarica. Se staccare una pagina, a posto semo. Sapete perché si è staccata una pagina del libro? Perché l'ho letto talmente tante di quelle volte questo libro che l'ho consumato, l'ho usurato, ragazzi, veramente. Se staccare una pagina, vabbè, dopo sistemo. Allora, vi leggo un passaggio scritto da Fritz Weber, tenente d'artiglieria da fortezza presso il forte di Busalaverle sull'altopiano di Asiago, e ci spiega, con parole sue, l'inizio della Prima Guerra Mondiale con il Regno d'Italia. I giorni passano uno uguale all'altro. Servizio nelle torri corazzate, lunghe conversazioni con i compagni, breve punta d'esplorazione fino alla frontiera. Degli italiani neppure l'ombra, almeno in apparenza. Tuttavia, dalle foreste che coprono i fianchi di Monte Coston e del Brusolada, si alzano sempre più spesso colonne di fumo. Si tratta certo di concentramenti di truppe. Una mattina, un gruppo di persone lascia la locanda di Vezzana, che c'è ancora, esiste ancora, dirigendosi verso l'Italia. Sono l'oste, la sua famiglia, le guardie di finanza e i carabinieri del posto di frontiera. Perché? Perché all'epoca, al maggio del 1915, lì correva la linea di confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Da quel momento scompare anche l'ultima traccia di vita e la terra di nessuno, posta tra i nostri reticolati e le foreste silenziose, appare ancora più solitaria e abbandonata. I fonogrammi incalzano, tenersi pronti, pronti il più possibile. I cancelli degli sbarramenti vengono chiusi e nessuno all'infuori dell'addetto alla posta deve lasciare il forte durante il giorno. Di notte collochiamo sentinelle sulla linea avanzata per evitare possibili sorprese. Non notiamo però nulla di sospetto. Il paesaggio è sprofondato nel silenzio e, ad eccezione della sentinella del Forte Verena, non si vede un solo italiano. Un pomeriggio, mentre me ne sto seduto in compagnia del volontario Ludwig Trenker, cittadino altoatesino, all'epoca ovviamente l'attuale Alto Adige era sotto l'Impero Austro-Ungarico, famoso regista durante il regime tra gli anni 20 e gli anni 30. E appunto Weber, parlando con Trenker su uno spalto del forte, all'ombra di una torretta, squilla l'allarme. Voci eccitate risuonano nei corridoi. Ci precipitiamo giù per le scale, chiudendo dietro di noi la porta di ferro. Nel lungo corridoio delle casematte sono radunati tutti gli uomini liberi dal servizio. Gli ufficiali stanno a destra. Silenzio di tomba. Con voce tremante il comandante legge un dispaccio. Soltanto qualche parola staccata giunge fino a me. Qui Weber ci elenca quello che lui, origliando, è riuscito a sentire. Dalle 18 di questa sera, stato di guerra con l'Italia. Il nemico sta per entrare a Castel Tesino, paese di nascita di Alcide De Gasperi. Attacchi si attendono da un momento all'altro. Comandante supremo. Un lungo silenzio, quindi un ordine. Rompete le righe. Quel giorno è rimasto indelebile nella memoria di tutti coloro che lo vissero, tra l'Ortles e l'Adriatico, 23 maggio 1915. Tappe della disfatta di Fritz Weber, libro che chi non ce l'ha consiglio caldamente di recuperarlo e leggerlo, perché è veramente una lettura stupefacente e dalle parole di Weber ci spiega in maniera molto fredda, perché veramente è freddo il modo in cui ce lo spiega, l'inizio delle ostilità con il Regno d'Italia, ripeto, dichiarate dal Regno d'Italia. Queste sono le parole che dovrebbero risuonare al giorno del 24 maggio 1915 e non molto, seppur la splendida, bella e famosissima canzone del Piave, che appunto va a dire il 24 maggio l'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far del nemico una barriera. Ha senso questa frase nel periodo che appunto Ermete Giovanni Gaeta la scrisse
nel luglio del 1918 e non al 24 maggio 1915, che francamente le parole, la testimonianza di Weber mi sembrano molto più chiare, impressionanti e anche dettagliate. Ragazzi, ho voluto fare questo breve video fatto a Avezza perché volevo un po' ricordare la data, l'inizio di quella lunga carneficina che fu la Grande Guerra. E messaggio per quelli là che scrivono, stramazzano nel canale dicendo viva l'imperatore Francesco Giuseppe, viva il Friuli Libero, eccetera, eccetera, non faccio nomi. E scrivendo queste cose, sinceramente, mancate di rispetto sia ai caduti italiani e soprattutto ai caduti austriaci che tanto difendete. Vergognatevi, perché nel 2021 bisogna solo ricordare e basta. Evitate cavolate politiche, evitate retorica, perché non serve a niente, sono solo parole al vento. Ripeto, se non siete d'accordo con quello che dico, fate più bella figura a starvene zitti, a fare un giro di 360 gradi e andarvene a quel paese, ok? Se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like, commentate, fatemi sapere le vostre considerazioni, iscrivetevi al canale. Da Venezia in avanti è tutto, vi rimando ad un prossimo video, rompete le righe.